Sono Alessandra Clemente e Carmine Piscopo, i due nuovi assessori della Giunta Comunale di Napoli. Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco durante una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo. I due nuovi assessori subentrano ad Alberto Lucarelli e Sergio D'Angelo, dimessisi perché candidati alle prossime elezioni politiche. Ad Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo, vittima innocente della Camorra, andranno le deleghe alle politiche giovanili e alle innovazioni. E da Carmine Piscopo, ex presidente della Commissione Edilizia, architetto e docente universitario, le deleghe al patrimonio, ai beni comuni e alle politiche urbanistiche. L'impegno e la passione che il sindaco e la giunta mostrano nei confronti dei temi che sono alla base di questo assessorato si configurano come una precisa strategia di costruzione fisica e politica della città. Una strategia che guarda alla città e devo dire da subito che lungo questa strada noi non potevamo che incontrarci. Un'attenzione questa che guarda alle trasformazioni, ai cambiamenti, ai desideri e ai bisogni, alle nuove istanze sociali di cambiamento. Io ritengo che la città non viva solo di paesaggi costruiti, ma è tensione politica, è insieme di immaginazioni differenti, è cambiamento, esprime desideri e bisogni delle comunità insediate e oggi chiede un diritto democratico alla bellezza. E noi questo diritto democratico alla bellezza dobbiamo saperlo cogliere, saperlo accompagnare e saperlo guidare. Poi ringrazio la Commissione Edilizia, di cui sono stato presidente, devo dire per più di un anno, e devo dire da subito che lasciamo la commissione, non a caso parlo al plurale, lasciamo la commissione con zero pratiche ordinarie in attesa e una sola pratica in discussione perché richiede approfondimento e necessità di studio, di lavoro, dunque una sola pratica in attesa. E questo per noi è un risultato molto importante. Io ho incontrato all'interno degli uffici una profonda capacità, una profonda intelligenza amministrativa e istituzionale che davvero fa onore a questa città. Questa cultura del sospetto deve totalmente oggi definitivamente crollare dentro questa città per aprirsi ad un quadro di forze vive e di leale cooperazione tra le differenti istituzioni, gli enti, i movimenti, le associazioni e tutti quanti hanno da dare alla città, perché la città è la nostra stessa storia, la città non possiamo che essere noi. Io in un primo momento volevo evitare qualsiasi riferimento a quello che è il percorso personale, ma quello più pubblico e immediatamente conosciuto alla città di Napoli. C'è un riferimento a mia madre e alle battaglie dei familiari, delle vittime innocenti di criminalità. Però poi ho pensato che era importante per far capire il valore che uno decide di mettere dentro tutto questo. Se la mia famiglia, come tante altre famiglie in difficoltà in questa città, fossero state lasciate sole, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Allora, se c'è una Napoli che deve chiedere scusa, c'è anche una Napoli che cura, che aiuta e che è fatta dell'energia dei movimenti che mi hanno accompagnato e ai quali oggi dico grazie, perché hanno quella connessione sentimentale con i territori vera e che fanno di Napoli una realtà meravigliosa. E quando il sindaco e la mia giunta quindi ha proposto un cambiamento reale di mentalità profondo, cioè che i ragazzi di questa città non debbano più sentirsi degli ospiti, ma sono i protagonisti di questa città, dare spazi reali a noi, non a chiacchiere, ma con i fatti, affermando quello che è il nostro diritto, no? Che è il diritto al ricambio generazionale, il diritto a essere fieri e cittadini che non hanno nulla in meno nel vivere in una città come quella di Napoli. Allora dentro ho capito che c'era il dovere non solo mio, ma di tutti quanti, come di quei movimenti, di impegnarsi e di darsi da fare. La ferita che ho voluto che per anni fosse non soltanto la ferita non della mia famiglia, ma di tutta la città, ha diventato dentro di me questa voglia di credere che un cambiamento è possibile e reale. E parlare di politiche giovanili significa proprio parlare di questo, vuol dire dare spazio alla nostra inquietudine e scatenare la nostra voglia di affermarsi, la nostra voglia di essere noi stessi risolutori anche dei problemi. Perché sviluppare noi stessi è matematico lo sviluppo del territorio di questa città.
immagino un lavoro insieme importante con il patrimonio, per assicurarsi che adesso l'affido del patrimonio immobiliare sia veramente la risorsa, il fiore d'occhiello per i tanti ragazzi di questa città che vogliono e hanno bisogno degli spazi per esprimersi.